denuncia il contrattualismo come un aspetto negativo. Denuncia il contrattualismo come un aspetto negativo, contrattualismo pues l'eccesso di normativa, diciamo, no? Nosotros. Negativo. Sì, sí, come un elemento negativo. Negativo, il contrattualismo come teoria. E vede una differenza fra Stato e istituzioni. Vede una differenza tra Stato e istituzioni. Facendo un esempio, per esempio, vediamo nel mondo della scuola. Hagamos, tomando per esempio il mondo della scuola. Il mondo della scuola deve essere autonomo, libero dalla presenza del privato. Vale, il mondo della scuola tiene che essere autonomo e libero dalla presenza del settore privato. Ma anche dalla ragione di Stato. Però anche libero dalla ragione di Stato. E l'istituzione scuola. La istituzione scuola. È un'istituzione che si dà la società civile. La istituzione scuola è un'istituzione che si dà la società civile. Non è. E deve essere liberata dallo Stato. E deve essere liberata dallo Stato. Dell'Stato. L'anarchismo per Bernelli non è semplicemente però il non Stato. L'anarchismo per Bernelli non è semplicemente il no Stato. L'anarchismo deve esprimere la capacità che la società civile deve avere di organizzarsi. L'anarchismo deve espresar la capacità che tiene la società civile di organizzarsi. E deve, per esempio, essere protagonista anche di battaglie di opinione per i diritti civili. Y tiene que ser protagonista, por ejemplo, también de batallas de opinión por los derechos civiles. Debe chiarire alla società civile che lo Stato e la nazione sono due cose diverse. Debe aclarar a la sociedad civil que el Estado y la nación son dos cosas diversas, diferentes. E deve anche capire la differenza che c'è fra gradualismo e riformismo. Debe también entender la diferencia que hay entre gradualismo y reformismo. Perché l'anarchismo non può essere solo rivoluzionario, deve essere anche gradualista. El anarquismo no tiene que ser solo revolucionario, también tiene que ser gradualista. E la differenza con il riformismo è che il riformismo accetta all'origine lo status quo e pensa di non poterlo cambiare. Sí, la diferencia con el reformismo es que el reformismo acepta en un primer término, en el origen, el status quo y piensa que no se pueda cambiar. Invece il gradualismo, che fu anche l'ultimo del vecchio malatesta. En vez de esto, el gradualismo, que fue también el gradualismo del último malatesta, del viejo malatesta. È l'assestare, prendere posizione più avanti, sempre più avanti, avendo come fine la rivoluzione. Pretende ir tomando posiciones cada vez más adelante, hasta la revolución. Però, differentemente da Malatesta, Bernelli non si accontenta del voluntarismo. Però, de manera differente a Malatesta, Bernelli non si accontenta solo con il voluntarismo. Il voluntarismo non basta, perché non basta la volontà per cambiare le cose. El voluntarismo no es suficiente porque no basta con la voluntad para cambiar las cosas. Anzi, es peligroso. Al contrario, es peligroso. Porque crea en el movimiento anárquico la idea del partido de cuatri como el partido bolchevico. Porque crea en el movimiento libertario también la idea del partido de, cuatro, de cuadros como el partido comunista, en su caso. Y, non, y se allontana de la gente común. Se aleja de la gente común. E pensa di poter fare da solo, senza il mondo, senza la storia, fuori dalla storia. Sì, pensa che possono lavorare solos, fuori del mondo, fuori dalla storia. Bernelli critica anche l'anarchismo dagli occhiali rosa di Kropotkin. Bernelli critica anche l'anarchismo delle gafas rojas di Kropotkin. Perché gli uomini non nascono anarchici. Perché gli uomini non nascono anarchisti. E avere fiducia nella spontaneità delle masse è stupido. Tener confianza nella spontaneità delle masse è stupido. Bernelli dà un ruolo fondamentale all'organizzazione anarchica specifica. Bernelli dà una importanza fondamentale all'organizzazione anarchista specifica. E parla addirittura di coscienza di partito. Incluso parla di coscienza di partito. Però questo partito, tra
virgolette. Pero este partido, entre comillas, non può pensare di dirigere nulla. Non può pensare di dirigere nada. Deve invece lavorare in modo collettivo. Deve, in vez de esto, tiene que trabajar de un modo colectivo. E deve capire che il mondo dell'associazionismo e il mondo sindacale devono rimanere indipendenti dall'anarchismo specifico. Y debe entender que el mundo asociacionista y el mundo sindicalista tienen que trabajar de manera independiente del movimiento anarquico. Per questo Bernelli è per un anarcosindacalismo di progetto. Sí, es por esto que Bernelli está por un anarcosindicalismo de proyecto. Vede un legame profondo fra l'anarcosindacalismo e la prima internazionale, esattamente come lo vedeva Kropotkin. Ve una relación muy profunda entre el primer anarcosindicalismo y la primera internacional, de la misma manera que lo veía Kropotkin. Vede il sindacato come cellula ricostruttiva della rivoluzione. Ve il sindacato come cellula ricostruttiva della rivoluzione. Palestra di democrazia diretta. Gimnasio di democrazia diretta. Luogo dove la prassi è preeminente sulla ideologia. Lugar donde la praxis es preeminente sobre la ideología. E la prassi della democrazia diretta è più importante dell'ideologia. Y la praxis de la democracia directa es más importante que la ideología. Y la capacidad de hacer frente a las exigencias reales del mundo del trabajo son más importantes que cualquier ideología. Y la importancia, la capacidad de dar respuesta a las exigencias del mundo del trabajo son más importantes que cualquier ideología. Esto es el sovietismo de Bernelli. Este es el sovietismo de Bernelli. Nello stesso tempo Bernelli è contro il tanto peggio tanto meglio. Al mismo tiempo, Bernelli está en contra del cuanto peor mejor. Porque per vincere bisogna convincere. Porque para vencer es necesario convencer. E sviluppa una critica sistematica dello Stato e pensa che sia più importante la critica sistematica delle condizioni di vita piuttosto che leggere di lo Stato di Bakunin. Sí, desarrolla una crítica sistemática del Estado y piensa que es mejor una crítica sistemática de las condiciones de vida, mejor que leer, yo qué sé, cualquier texto de Bakunin. El anarquismo no debe haber ninguna paura de la revisión. El anarquismo no tiene que tener ningún miedo de la revisión. El anarquismo no debe hacer confusión entre juicios de facto y juicios de valores. El anarquismo no tiene que hacer ningún tipo de confusión entre juicios de hecho y juicios de valor. Esto no podríamos traducir juicios de hecho. Vale. Un poco como si, appunto, fosse contra anche questo conformismo di sinistra del político incorrecto. Sí, es un poco como si estuviera en contra de este conformismo de izquierda de lo políticamente correcto. Porque dice textualmente Bernelli, no es la cosa que si pensa. Ma il modo con il quale la si pensa. Perché dice Bernelli, non è lo che si pensa, sino il modo come si pensa lo che cuenta. E pensare una cosa perché la pensano tutti non serve a niente. Pensare una cosa perché la pensano todos non aiuta a nada, non sirve para nada. Bisogna essere convinti di quello che si pensa. Hay que estar convencido de lo que se piensa. E per essere convinti di quello che si pensa bisogna mettere alla prova quello che si pensa. Y para estar convencido de lo que se piensa hay que someterlo a prueba. Per cui non bisogna confondere la tattica con la strategia. Es por esto que es necesario no confundir la táctica con la estrategia. Perché è più importante partire dall'esame dei fatti che partire dai principi. Porque es más importante entonces partir del examen de los hechos que partir del examen de los principios. Per questo Bernelli, per esempio, non è contro l'astensionismo. Es por esto que Bernelli está en contra del astensionismo. È contro l'astensionismo in Italia nel 21, quando il fascismo sale al potere con le elezioni. Y estar en contra del abstencionismo en el 21, que es cuando el fascismo sube al poder con las elecciones. È contro l'astensionismo e quindi d'accordo con la CNT. Quando la CNT non fa una campagna astensionista nel 36. Sta per l'astensionismo e pertanto d'accordo con la CNT quando la CNT non fa una campagna astensionista nel 36.
Ritiene l'astensionismo un elemento tattico, non un elemento strategico. Considera el abstencionismo un elemento táctico, no un elemento estratégico. Vale a dire che l'astensionismo nasce perché nell'Ottocento le donne non votavano. Hay que decir que el abstencionismo nace cuando en el siglo XIX las mujeres no votaban. Non votavano quelli che non avevano un titolo di studio. Tampoco votaban los que no tenían un certificado de estudios. Votaba poquísima gente, ma era el rey a nominar el ministro. Votaba poquísima gente, encima era el rey el que nombraba a los ministros. Allora il marxismo è revisionista nel senso negativo del termine quando accetta quel tipo di elezioni. Entonces el marxismo es revisionista en el peor sentido del término cuando acepta este tipo de elecciones. Pero cuando la situación es diversa, como en el caso de un referéndum, es astúpido ser abstencionista. Pero cuando la situación es diferente, como por ejemplo en el caso de un referéndum, es estúpido ser abstencionista. Dice Berlín. Dice Berlín. E nello stesso tempo è da stupidi non capire che l'astensionismo non è un principio, ma è un elemento tattico. Al mismo tiempo es estúpido no, ¿cómo lo has dicho esto? Sí, al mismo no tiempo entender. Sí, no entender que el abstencionismo no es un principio, sino una cuestión táctica. Lo stesso discorso Bernelli lo fa rispetto al positivismo e al neopositivismo. Sí, el mismo discurso lo realiza respecto al positivismo y al neopositivismo. Perché Bernelli è contro qualunque religione, anche la religione della scienza. Porque Bernelli está en contra de cualquier religión, incluida la religión de la ciencia. E poi Bernelli dice un anarquico non sarà ateo, ma agnóstico. Sí, es por esto que Bernelli considera que un anarquista no será nunca ateo, sino agnóstico. Perché la ratio non può spiegare tutto. Porque la razón no puede explicar todo. E nello stesso tempo l'ateo è come il teista. Uno dice Dio c'è perché sì, l'altro dice Dio c'è perché no. Nessuno dei due è il proprio. Sì, viene a considerare che viene a essere lo stesso un ateo o un deista, perché uno viene a dire che Dio esiste perché sì, e l'altro viene a dire che Dio non esiste perché sì, senza che nessuno dei due tenga nessuna prova. E tutte le due sono posizioni totalitarie. Sí, y las dos son posiciones totalitarias. Bernelli, quindi, cree que no puede existir un anarquismo sin una epistemología anárquica. Bernelli, por tanto, cree que no puede existir un anarquismo sin una epistemología anarquista. Y es un empirio criticista. ¿Y es un empirio? Empirio criticista. Sí, es empírico criticista. El anarquismo, a su raíz, es praxis política guida ética. Sí, el anarquismo tiene su raíz en una praxis política y guía ética. Esto es siempre stato y quello que hoy emerge la ricerca de una política guía ética en el mundo no es una novedad. Sí, esto es lo que siempre ha habido y la búsqueda de una política como guía ética en el mundo no es ninguna novedad. El anarquismo es tolerante porque dice Bernelli el gusto, el justo moral.